Serve una stretta per la gestione dell'acqua e della bonifica in Puglia, con uno stop alle cartelle pazze recapitate agli agricoltori per il pagamento degli oneri di contribuenza, senza che ci sia un effettivo servizio reso alle campagne. E col Diretti Puglia a chiedere in una lettera al Presidente della Regione Emiliano la convocazione urgente della quarta commissione in Consiglio regionale per conoscere il cronoprogramma per il piano regionale dell'acqua e della bonifica, partendo dall'assunto che le opere idrauliche realizzate nel tempo sul territorio risultano in molti casi distrutte e in serio stato manutentivo. Lo stesso dicasi per le opere irrigue, di cui molte sono incomplete, spesso in stato precario, con perdite non più sostenibili, e anche gli invasi realizzati hanno necessità di essere riqualificati. Coldiretti torna a sollecitare l'urgente dichiarazione dello stato di emergenza idrica per la regione Puglia, come sta avvenendo per altre regioni, che oltre alla possibilità di indennizzare le imprese per i danni subiti, consenta di accedere a fondi straordinari per la realizzazione di necessarie opere e interventi per la migliore gestione dell'acqua.